Sarà considerato il Bayer del Novecento per chi si avvicina al pianoforte, quindi il primo maestro con cui studiare. E di allievi Remo Vinci Guerra ne ha avuti tantissimi, che di ogni generazione a Lanciano hanno gremito la cattedrale della Madonna del Ponte per rendere omaggio al professore di musica tanto amato della scuola media Mazzini. Ma il maestro Vinci Guerra era molto di più. Ritenuto tra i migliori compositori per la didattica pianistica in stile jazzistico e moderno, la sfida di un insegnante, diceva, è appassionare proprio gli allievi più difficili e quelli che non pensano di fare della musica una professione. E la sua musica ha risuonato nella Basilica dai famosi preludi colorati al notturno intitolato alla Madonna del Ponte e dedicato a Papa Bergoglio. Note che hanno introdotto il commiato della figlia Maria Luigia, che ha tratteggiato attraverso alcune parole la figura paterna. Parole come coraggio, guerriero, progettualità e infine vittoria. Perché non avrai vinto la guerra contro la malattia, ma la tua anima, la tua voce, i tuoi insegnamenti, il tuo ricordo e soprattutto la tua arte, dice la figlia, sono immortali. E se ci sarà un piccolo grande pianista che suonerà le tue musiche, che le insegnerà, che le ascolterà, la tua anima sarà più viva che mai. Infine il commento del professore d'orchestra Andrea Tenaglia, direttore artistico dell'Estate Musicale Frentana, che recentemente ha omaggiato Vinci Guerra. Lui è stato un po' l'insegnante di tutti, ha rivoluzionato la didattica con il suo linguaggio, al quale posso dare una definizione importante, che è l'immediatezza. Il suo modo di parlare attraverso la musica era immediato, cioè qualsiasi persona, anche la più lontana dall'arte musicale, ha avuto la possibilità dunque di ricevere quello che è stato il suo insegnamento, quelli che sono stati i suoi valori, e quindi ha avuto la possibilità dunque di aprire il cuore in maniera immediata attraverso la sua musica. Che cosa ci lascia? Ci lascia un patrimonio immenso, 60 CD, 60 pubblicazioni ed altro, ma soprattutto ci lascia la sua musica. Lui sarà per noi sempre una guida, un maestro, perché è la sua musica che rimane, quindi non possiamo far altro che ringraziarlo.